Nell'entroterra della Sardegna c'è un piccolo paese, ma dalle grandi tradizioni, Mamoiada, in provincia di Nuoro. È una cittadina molto famosa, soprattutto per le maschere del suo carnevale, però bisogna dire che negli anni ha saputo sviluppare molti altri volti, anzi, diciamo molte altre mani, quelle dei suoi sapienti artigiani, che praticamente tutti i giorni lavorano, filano, scolpiscono, insomma si danno da fare, e oggi in modo particolare per questo appuntamento che è l'arte nelle mani. Appuntamento da non perdere, però prima di uscire per andare a fare questa bellissima scampagnata, questa bella gita, guardiamo com'è il tempo da quelle parti, ma non solo. E quindi cominciamo con le temperature massime che sono state registrate ieri, eccole qui, temperature che si aggirano tra i 22 e i 32 gradi, le più calde appunto sono state registrate soprattutto al centro con Roma e Bologna, mentre al nord si sono toccate le temperature appunto più basse, 22 gradi. Per quanto riguarda la giornata di oggi abbiamo temperature medie di circa 29 gradi, per quanto riguarda proprio il centro ci saranno addirittura Roma, Bologna e Napoli che toccheranno i 30 gradi, al nord invece leggermente più basse, mediamente saranno sui 28 gradi, Venezia però toccherà la punta dei 30, e al sud abbiamo addirittura Reggio Calabria e Palermo che saranno le città più calde perché avranno 30 gradi. E a questo punto andiamo a vedere proprio quelle che sono le immagini che arrivano dalla nostra postazione geostazionaria, eccola qui, abbiamo appunto un fronte nuvoloso che sta pian piano attraversando il nostro paese, ormai l'alta pressione si è indebolita e quindi ha lasciato lo spazio a questo fronte nuvoloso che sta attraversando soprattutto le regioni settentrionali, ma poi se guardiamo appunto le proiezioni, quindi quello che sta accadendo nelle prossime ore, vediamo che pian piano si sposterà anche su alcune zone e quindi questo porterà ad un tempo maggiormente instabile e variabile soprattutto nei prossimi giorni. Ora vediamo in dettaglio che cosa accade oggi per questa domenica, quali sono le previsioni, quindi cominciamo come sempre dal nord naturalmente. Nuvolosità alternata a schiarite con rovesci e temporali che sono più probabili sulle Alpi. Temperature senza grandi variazioni di rilievo perché da ieri sono scese di qualche grado. Al centro vediamo qual è la situazione. Allora, soprattutto sul versante adriatico si registrano dei locali rovesci anche a carattere temporalesco, mentre sulle regioni tirreniche il tempo sarà stabile e soleggiato. Al sud, anche in questo caso vedete, comincia ad arrivare un po' di variabilità, quindi è sulle regioni peninsulari soprattutto che si potranno registrare dei fenomeni, diciamo, di rovesci e piogge, mentre sulle isole il tempo si mantiene bello. E ora passiamo alle previsioni per la giornata di domani, vediamo un po' che cosa accade questo lunedì. Al nord il tempo purtroppo continua a rimanere instabile, infatti già dalle prime ore del pomeriggio si arriveranno delle piogge e dei rovesci praticamente su tutto quanto il nord. Al centro, vedete, è sulla zona del Tirreno che torna il bel tempo, quindi c'è il sole, c'è lo sereno poco nuvoloso. Sull'Emilia Romagna invece continueranno ad insistere le piogge, almeno per la giornata di domani. Al sud il tempo continua ad essere bello, il cielo è sereno, poco nuvoloso, solamente qualche annuvolamento sulla Sardegna. Temperature che comunque sia rientrano nelle medie di stagione, quindi caldo ma non troppo. E adesso, come sempre, la nostra parola del vocabolario. Come farete senza questa parolina? Allora, parliamo di tornado o tromba d'aria. Si tratta di tempesta d'aria caratterizzata dalla formazione di un vortice che può svilupparsi anche sul mare. Noi ci vediamo tra meno di 30 minuti, vi aspetto perché ci sarà un ritmo coinvolgente, quindi balleremo un po'. Ed il tempo, quello cronologico, dice che sono le 7:57. Partiamo subito con delle immagini di un bellissimo festival musicale, il Balla Bella Radio Festival, che si è svolto il 3, 4 e 5 agosto sulla Riviera Romagnola. Pensate che è arrivato al decimo anno consecutivo e è un evento molto bello, diciamo che si è svolto a Riccione, in questi tre giorni tutti gli sguardi sono stati puntati su un palcoscenico di grandi talenti, ma poi ci sono stati anche momenti di spettacolo con artisti affermati. Un nome?
Ad esempio il cantautore Lorenzo Piani e maestro di cerimonia è stato il nostro amico di viaggio Paolo Notari. E dopo la premiazione della vincitrice Cinzia Mazzoni, che ha interpretato il brano Il Trucco, l'organizzazione proprio del Balla Bella Radio Festival è già pronto. Quindi ve lo dico, vi dà già appuntamento al prossimo anno per scoprire insieme i tanti nuovi volti e le tendenze della musica italiana. Quindi non mancate questo appuntamento, mi raccomando. Come sempre non mancate l'appuntamento del meteo, non potete perderlo. Quindi cominciamo subito con le temperature minime che sono state registrate oggi. Temperature comprese tra i 15 gradi di Torino, come potete vedere, e i 22 gradi che invece sono stati registrati a Genova e al sud, in particolare Bari, Catania e Palermo hanno registrato le temperature più alte. Passiamo invece alle immagini che arrivano dalla nostra postazione geostazionaria, ormai mi piace chiamarla così, l'ho ribattezzata. Allora, come potete vedere sull'Italia settentrionale c'è una nuvolosità maggiore che sta attraversando proprio queste regioni e diciamo che le uniche che si salvano dal tempo instabile e variabile questi giorni saranno le nostre due isole, perché purtroppo questa instabilità passerà un po' su tutte quante le nostre regioni. Adesso vediamo che cosa succede città per città e quali sono le temperature proprio per questa giornata, per questa domenica, cosa accade oggi. Allora, al nord c'è una nuvolosità alternata a schiarite con rovesci e temporali che saranno più probabili sulle Alpi rispetto alle pianure. Per quanto riguarda invece il centro, anche qui appunto abbiamo visto che è in arrivo una perturbazione sul versante adriatico, quindi saranno possibili delle piogge su quelle zone, mentre sulle zone tirreniche il tempo sarà stabile e soleggiato, quindi diciamo che dalla parte ovest potete andare al mare, state tranquilli. Al sud invece il cielo sarà bene o male sereno o poco nuvoloso per quanto riguarda le nostre isole, mentre sulle regioni peninsulari sono previste anche qui purtroppo delle piogge. Quindi non una bellissima domenica d'agosto, devo dire. E adesso vediamo le previsioni per la giornata di domani. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa accade. Al nord, molte nubi già dalla mattina, che proprio nel corso della giornata, nelle prime ore del pomeriggio, daranno luogo appunto a dei rovesci, a dei temporali. E su tutto quanto il nord, temperature senza grandi variazioni di rilievo. Al centro, vediamo che la situazione cambia e migliora rispetto ad oggi. Quindi ci sono già delle piccole buone notizie, perché solamente sulla Romagna magari che persistono delle condizioni di instabilità, per il resto il cielo torna sereno. Al sud anche qui torna a splendere il sole, c'è solamente qualche addensamento nuvoloso sulla Sardegna. E adesso, come sempre, visto che questo è l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda le tendenze in modo particolare, quindi andiamo a vedere che cosa accade, cominciando dalla giornata di martedì. Allora, vedete che sul Triveneto, sulla versante adriatico centro-meridionale, c'è forte instabilità, quindi sono previste delle piogge, dei rovesci anche a carattere temporalesco, e proprio per questo arriva aria più fresca e quindi diminuiscono leggermente le temperature. Per quanto riguarda invece il centro-nord, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, giusto qualche annuvolamento, e temperature che comunque sia rientrano nelle medie di stagione. Passiamo invece alla giornata di mercoledì, torna il sole praticamente ovunque, quindi se avete la possibilità di passare questa giornata fuori fatelo pure, perché le temperature e il tempo, il cielo lo permettono, perché sarà bello ovunque, ci sarà solamente qualche rischio pioggia sulle zone montuose che si trovano a nord-ovest. E vediamo infine giovedì. Allora, per quanto riguarda la giornata di giovedì c'è un ulteriore piccolo aumento delle temperature, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutto il centro-sud, una leggera instabilità che continuerà a persistere, come vedete, sulle zone montuose, quindi in particolare sulle Alpi. Questo è tutto per quanto riguarda le nostre tendenze, vocabolario meteo. Ma state imparando? Spero di sì. Allora, parliamo di uragano. È una tempesta tropicale caratterizzata da venti con velocità che, pensate, superano oltre i 118 km orari. Si chiama appunto uragano, giustamente. Allora, noi ci vediamo tra meno di 30 minuti, anche perché io mi sono preparata alla freddura. Ormai c'è una sfida tra me e Massimiliano in corso. E nel tempo, quello cronologico, dice che sono le 8:27.